Massimo risultato col minimo sforzo. Il Montegiorgio espugna il De Marzi di Avezzano conquistando la quinta vittoria consecutiva e lasciando ai biancoverdi la mare in bocca per una sconfitta giunta al termine di una prestazione incolore, condizionata da un terreno di gioco ai limiti della praticabilità. Formazioni: Giampaolo si affida al 4-3 e lancia dal primo minuto i nuovi acquisti Mattia Bruni e Falusamb al centro dell'attacco assieme al confermato Manari. Panchina per l'alto neoacquisto Fulvi. Montegiorgio Massimo Paci risponde con Sbarbati, Pellizzi Albanesi a completare il 4-3 in cui Vecchione prende il posto dell'infortunato Calamita. Avvio di gara soporifero in cui è il ghiaccio del De Marzi a farla da padrone. La prima emozione arriva all'ottavo con Albanesi che pennella per la testa di Sbarbati, ma Fanti è provvidenziale e sventa il pericolo. L'Avezzano appare remissiva e fatica ad impostare una manovra avvolgente. Il primo pericolo degno di nota arriva alla mezz'ora da un tiro cross di Daniel di Nicola che per poco non sorprende Menegatti, lesto ad alzare la sfera sopra la traversa. Al 45esimo altro squillo del Montegiorgio. Da un errore in disimpegno di Fanti, Prosmans rifinisce per pellizzi che mette in mezzo, ma Fanti si riscatta bloccando la sfera. I primi 45 minuti sono tutti qui. In avvio di ripresa si vede Falusamb, girata mancina del senegalese dal limite dell'aria, ma palla che termina alta sopra la trasversale. 60 secondi dopo, i marchigiani rispondono. Dalla destra, suggerimento per albanesi che calcia in porta, ma è ancora Fanti a salvare il risultato. Quattro minuti più tardi Giampaolo richiama in panchina Fanti per Sinato e Bruni e Di Renzo per Padovani e Puglielli, disegnando un più propositivo 3-4-3. Al decimo, però, è ancora il Montegiorgio a farsi minaccioso, incornata di Pellizzi e Sinato risponde in angolo. Sul corner seguente, Ghiani fa partire un controcross dalla sinistra per lo stesso Pellizzi che deposita per l'1-0 dei marchigiani, seconda rete in campionato per l'attaccante classe 99 dopo il CG messo a segno contro il Castelfidardo. La partita dell'Avezzano si complica maledettamente al quindicesimo. Besana, Scalcia, pro a gioco fermo, il direttore di gara Gandolfo vede tutto e sventola il rosso in faccia all'esterno marzicano. I biancoverdi in 10 provano a gettare il cuore oltre l'ostacolo, ma di pericoli veri dalle parti di Menegatti non se ne vedono. Al 26esimo Giampaolo gioca la carta Fulvi per uno spento manari. Paci replica con l'ex fermana Nasic e Marchioni per Albanesi e Rozzi. La reazione dell'Avezzano è tutta nella conclusione di Fulvi, ma l'estremo marchigiano ha vita facile e blocca la sfera. Al 44esimo il Montegiorgio ha la palla del KO. Sbarbati scappa via sul filo del fuorigioco. Sinato esce bene ed evita il raddoppio. Al 46esimo assalto disperato dell'Avezzano. Tariuk, sombrero e tiro verso lo specchio, ma è biafatto. Sol a salvare in prossimità della linea. Finisce qui 5 su 5 per il Montegiorgio, secondo KO di fila per l'Avezzano. Biancoverdi attesi mercoledì alla trasferta di Castelfidardo, vero e proprio crocevia della tribolata stagione marzicana.